Poi sei libero tu di fare la tua scelta. Paravizzini poco fa è stato chiamato qua in diretta e ti ha attaccato perché pensava che tu non rispondessi al telefono perché avessi delle difficoltà con l'italiano. Con l'italiano. Ma noi qua abbiamo notato che, anzi, qua ci tengono che la prossima volta sei invitato in studio in diretta perché ovviamente sì, ovviamente sei un grande radiofonista. Un radioamatore. Io verrò, accetto l'invito, ma verrò quando non ci sarà Paravizzini. Sì, perché lui ti ha attaccato pesantemente. Tu non l'hai sentito. Non andiamo d'accordo. Comunque io gliel'ho detto che se la vedrà con te nello spogliatoio. Sì, poi domani sera ci facciamo il conto. Allora sei invitato, il prossimo lunedì sarai qui presente in studio. Magari se c'è Paravizzini magari avrete un dibattito in diretta. Ovviamente, se poi sì, preferisci di non averlo accanto, non lo invitiamo. Va bene, dai, va bene. Okay, grazie Alberto, ragazzi, grazie. Buona serata. Ci vediamo alla prossima, ciao. Ciao, grazie Alberto. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even dress myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. And Man a Little Talks qui ancora in diretta 26 minuti dopo le 23, lo facciamo per sport. Ultime Diamo battute. L'ultima notizia, una notizia che ci fa piacere, almeno a me fa piacere sentire, che Cristiano Ronaldo ha vinto il suo quarto pallone d'oro. Quest'anno vinto a pieno merito, visto che l'abbiamo visto trionfare con l'undesima del Real Madrid, inaspettato perché sono in poche le squadre ad aver vinto due Champions di fila. Esatto. E l'abbiamo visto coronare un sogno a livello nazionale, sia per lui che per la sua nazione, perché il Portogallo ha vinto il suo primo titolo a livello internazionale europeo, e ha vinto sì. l'europeo, non aveva mai vinto una competizione a livello nazionale, nel senso mondiale, quindi ha vinto il primo europeo della storia del Portogallo. Quindi che dire, penso che sia stato questo sia l'anno più indimenticabile per Cristiano Ronaldo. E che accorcia le distanze sul suo diretto rivale Lionel Messi. Allora, io sono un fanatico di Cristiano Ronaldo, però la vedo dura perché Ronaldo è un po' più grande, quindi penso che questo sia il suo ultimo pallone d'oro. Spero di no, però sia il suo ultimo più pallone d'oro, perché comunque Messi è più giovane, Messi ha ancora tanto da vincere, e quindi la vedo dura che possa agganciare Messi per quanto riguarda i palloni d'oro. Bene, a completare la top 5 gli altri due assi del Barcellona, sì, abbiamo Suarez, comunque sì.
Messi poi ha detto che è una grande gioia e che lo vuole vincere nel 2017. Eh sì, queste sono le dichiarazioni di oggi, quindi una fonte, la Gazzetta dello Sport. Bene, speriamo. Buffon, lo ricordiamo, sì, nella top 10. Sì, come c'è anche... non si può inserire Buffon nella top 10. Sì, c'è anche Vidal e Pogba. Sì, però dal quarto dodicesimo posto, sì, quindi... sì. Comunque non sono ancora in non possono lottare con questi grandi del calcio, che sono Neymar, Suarez, Iniesta, Ronaldo, Bale. Pogba magari penso che un giorno riuscirà a vincere il pallone d'oro, perché comunque dalle capacità calcistiche che si distinguono è un fuori classe. Poi il calcio ci darà risposte. Bene, ringraziamo tutti coloro che hanno prestato l'ascolto a questa divertentissima puntata di Lo Facciamo Per Sport. È sempre un piacere parlare di sport ai nostri microfoni, lo facciamo una volta ogni tanto, ma è lo sport, è qualcosa che ci distrae dai nostri pensieri quotidiani. Vero, io ringrazio a te, Vincenzo, che grazie, mi inviti sempre, ringrazio tutti quelli che ci ascoltate, i miei compagni di squadra, tantissimi, veramente, i tifosi, tutti quelli che ci supportano, ci aiutano, Gaetano Buscema, Fabio Abichella, che in questi giorni mi sembra che sia appena arrivato a Parigi, al Disneyland di Paris, e Marco Ressia, che non so in quale parte del mondo si trova, perché il lui è sempre in giro per il mondo, il presidente Gatto. Gatto e Andrea Nobile, il nostro magazziniere, che ci fa divertire un sacco e che è un grande, lo saluto per tutto il lavoro che fa, lo ringraziamo. Prima di chiudere, io volevo lanciare un appello: qualsiasi altra associazione sportiva che vuole prendere parte in questo programma lo può, cioè, può venire liberamente e possiamo parlare. Infatti lo facciamo nostri, per sport. Infatti ai nostri amici, non è un programma soltanto indirizzato al mondo del calcio, assolutamente no, quindi fatevi avanti, qui vi accoglieremo a braccia aperte. Grazie ancora a Edoardo Guerrieri, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, ci aggiorniamo magari dopo la partita col Terni. Sì, quando giochiamo in casa ci ritroviamo sempre qui lunedì. Assolutamente sì, vi lasciamo con la nostra sigla. Ciao, faccio a tutti. Sport, vi baciamo le mani. Ciao a tutti, buonanotte. Stare immobili su questo sfondo, mangio sano, parlo in italiano come un gabbiano, io plano sopra l'immondizia che mi dà da mangiare. Faccio sport col contabattiti che riesce a dimostrare che in fondo al petto anch'io dei sogni miei da Quattro, poi faccio pentatron, corsette, biciclette, tutto nero.